Abbiamo ritenuto di dare abbastanza tempo a Serafino, perché questo è un tema indubbiamente che è stato trattato poco, è un tema veramente molto specifico, però era bene mettere alcuni punti fermi. Adesso parliamo dell'aspetto salute, che è un altro grande tema che ci riguarda tutti quanti da vicino, indipendentemente dalle nostre appartenenze, dalle ricchezze o dalle povertà, che in alcuni casi si trasformano in miserie. Un tempo fa io lavoravo nell'ambito della salute in Germania e molto spesso mi trovavo a parlare con le persone e chiedere quale fosse la cosa più importante nella vita. Tutti quanti voi qui in questa sala mi risponderete sicuramente la salute. E io rifacevo la domanda: qual è la cosa più importante? La salute. E allora vi chiedo quanto tempo voi dedicate alla vostra salute nell'arco di una giornata. E allora vi rendete conto che non è la salute la cosa più importante. E questo è un po' un problema, perché alla luce di questi fatti poi ci sono tutti i nostri comportamenti, alcuni comprensibili, altri veramente incomprensibili. Uno tra questi è appunto pensare di portare un sito di stoccaggio del genere in una città che ha già un grosso problema che riguarda appunto l'inquinamento atmosferico sul territorio. Questo non lo diciamo noi, lo dice anche la GasPlus, ma lo dicono anche i dati del monitoraggio dell'ARPA, tant'è che San Benedetto è oltre i limiti consentiti dalla legge. Ed è per questo motivo che noi qualche settimana fa, organizzammo un incontro con il dottor Montanari e tutti quanti pensarono che fosse una speculazione per parlare di qualcosa che non esisteva in questa città. Invece sì, signori, San Benedetto, pur essendo una città di mare, pur essendo una città non industrializzata, ha un livello di PM10 che spesso e volentieri supera i limiti consentiti dalla legge. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato di trattare questo tema anche in questa occasione. Lo facciamo attraverso il dottor Gianni Vantaggi, che è responsabile, come vi ho detto prima, regionale ISDE dell'Umbria, che è appunto questa società che si interessa, una società medica che si interessa di problematiche ambientali, e a lui lascio la parola. Grazie. Buonasera a tutti e grazie della vostra cortesia nell'avermi chiamato, spero che sia utile questo incontro. E innanzitutto rinnovo ancora i complimenti al geologo, al dottor Serafino, perché è stato veramente esaustivo e molto, si è capito bene la problematica del sottosuolo. Io cercherò di far capire quali sono le problematiche sopra il suolo, nell'aria e quant'altro. Non dal punto di vista chiaramente di un tecnico, dal punto di vista ingegneristico o altro, ma dal punto di vista del medico, quindi nel verificare le problematiche che il medico incontra in conseguenza di quello che respiriamo e mangiamo. Io spesso vado nelle scuole e dico sempre ai ragazzi che la conoscenza dà la libertà di scegliere. Quello che ci ha detto prima Serafino, io mi permetto di darti del tu, ma è importante, perché quando uno sa le cose, sa come stanno le cose, è libero di scegliere. Potranno scegliere potrete o no scegliere di fare questa cosa, però ora sapete, avete delle informazioni, sicuramente vi daranno la possibilità di scegliere, di far sì che questa cosa avvenga o non avvenga. La Terra noi la chiamiamo così, ma in effetti è un'ecosfera, cioè è un vero e proprio organismo vivente, dove tutti le cose, le rocce, prima vi ha parlato bene il geologo, no? della vivacità e della vita che hanno anche le rocce, stiamo tutti nella stessa casa, condividiamo tutti la stessa casa.
quindi sia l'atmosfera, l'aria, sia le rocce, sia l'acqua, sia quello che è tutto vita, quindi animali, insetti, uomini e tutto vegetali e così via, siamo tutti nella stessa casa, siamo tutti collegati uno all'altro, e grazie all'energia solare tutti questi elementi, questi cicli si vivono in un equilibrio che possiamo definire dinamico grazie all'energia solare che dà quella possibilità affinché questi cicli si rinnovino in continuazione. Purtroppo le attività umane hanno fatto sì che questi equilibri si stanno rompendo, se non si sono già rotti. Non sto a farla lunga perché tanto i telegiornali e i giornali li leggiamo tutti, quindi sappiamo bene le cose che succedono nel mondo, e in particolar modo è avvenuto quello che purtroppo non è avvenuto in milioni di anni. C'è stato uno sbilanciamento di questi cicli, di questi settori, chiamiamoli così, che riguardano soprattutto quelli che hanno un ciclo più veloce, cioè l'atmosfera, quindi l'aria, l'idrosfera e la biosfera. Ma, come vi diceva prima Serafino, il problema riguarda anche la litosfera, che ha dei cicli lunghissimi, però l'intervento umano può anche determinare delle alterazioni. Ho fatto il medico di famiglia fino all'ottobre del 2010. C'è un articolo 5 del codice deontologico, che è il codice che ogni medico deve seguire, dove si dice che il medico è tenuto ad interessarsi all'ambiente in cui l'uomo vive e lavora, in quanto l'ambiente è un determinante fondamentale per la salute. E quindi promuovere iniziative, stare a affiancare amministratori, che chiaramente non siano sordi, affinché l'ambiente sia mantenuto nella maniera più salubre possibile. L'abbiamo fatto, tra l'altro, io mi interesso anche del problema dei rifiuti, questa è la monografia dove anch'io ho contribuito nel mio piccolo a formare. Io adesso entro nel campo specifico nel mio campo specifico particolare, che è la salute. Io vengo dall'Umbria, questo è un articolo pubblicato il mese scorso dove si diceva appunto che la nostra regione, in particolare la zona dove io vivo, che è il nord dell'Umbria, ha un'incidenza di tumori per lo stomaco notevolmente alto rispetto alla media nazionale. E la causa, dice l'oncologa, in questo caso questa dottoressa Gori, va ricercata nel modo di mangiare le carni, perché sembra che noi abbiamo in Umbria abbiamo una grande propensione a mangiare la carne cotta alla brace, perché la carne cotta alla brace sarebbe cancerogena, cioè è cancerogena in effetti è vero, perché quando il grasso cola sui carboni ardenti si formano dei fumi che sono polveri, sono sempre polveri più o meno grossolane, che si riattaccano alla carne che io mangio. Sono amine aromatiche che sono cancerogene, in effetti questo è vero, ma non tutti i giorni mangiamo carne alla brace. Perché non sono state mai fatte ricerche in zone come, io adesso parlo dell'Umbria, ma forse qualcuno di voi la conoscerà, sono zone dove vengono usati tonnellate e tonnellate e tonnellate di diserbanti, di pesticidi, perché ci sono grosse coltivazioni di tabacco, per esempio, oppure grosse coltivazioni di girasole. E io, divertendomi ad andare in giro durante il periodo di coltivazione di maturazione di queste colture, non vedete un'erba che non sia un'erba estranea, insomma, perché ci mettono gli erbicidi e i diserbanti. Questo è un tipico esempio. Poi ci sono le problematiche relative agli inquinanti aerei. Non è stata fatta, quello che io dico, una zonalizzazione delle persone che sono state
colpite da, da quella malattia per vedere dove abitavano, perché le polveri, i fumi da qualche parte ricadono sempre. Questo è per renderci conto di quello che sto dicendo, questo è un inceneritore o cosiddetto solo in Italia però termovalorizzatore di Kirkles. Qui vedete la zona sottovento e sopravento. Allora, andando a vedere gli abitanti sottovento, la mortalità infantile era del 9,6 per mille e nella sopravento era dell'1 per mille. Però vedete che vicino all'inceneritore, comunque, anche se sopravento, c'è sempre un'incidenza molto alta. Quando vado a scuola chiedo quali sono gli elementi della natura e tutti mi dicono l'aria, l'acqua, la terra e non dicono il sole, ma dicono il fuoco. Il fuoco è un incidente della natura, è una scoperta, è vero che ci ha fatto fare grandi progressi insieme con la scoperta della ruota, però non è un elemento della natura, è un incidente della natura. E quando accendiamo un fiammifero, e siccome qui ho visto che ci sono due problemi dal punto di vista del pompaggio, uno è ci vorrà dell'energia per pompare sta roba dentro atmosfere, anche parecchie atmosfere, quindi ci vorrà chi produce questa energia. Poi c'è la candela, candelina, che brucia i gas, quindi ecco, quando bruciamo non facciamo altro che mettere in atto questa che è la reazione, la legge di Lavoisier, no, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi in conseguenza delle combustioni, qualsiasi combustione, e adesso prima di venire qui abbiamo fatto una piccola passeggiata sul mare, sulla spiaggia, e ho visto i tronchi, no? Pezzi di legno che vengono dal mare, che sono stati a contatto dell'acqua marina, producono diossina, se bruciati, 1000 volte superiore rispetto a un pezzo di legno qualsiasi, perché contiene cloro, cloruro di sodio. Quindi quando fate fuochi sulla spiaggia, pensateci. Comunque, ecco, quando io brucio, determino quello che io ho definito un ciclo, cioè io lo definisco un ciclo aperto, nel senso che metto dentro delle sostanze, degli elementi da bruciare, e escono altri elementi che sono cosiddetti composti organici volatili, questo COV, che io ho ancora meglio definito in sostanze nuove da combustione, che è diverso da quello che avviene in natura. Anche sempre quando vado a scuola dico ai ragazzi, ai bambini o ai ragazzetti, dipende da... Dico, ma gli animali usano il fuoco? No, è l'unico che usa il fuoco è l'uomo. Infatti, grazie alla presenza dei batteri, grazie all'energia solare, tutto rientra in ciclo e in pratica la natura non fa rifiuti. Ecco, in conseguenza di questo ciclo aperto, di queste sostanze che noi bruciando buttiamo in atmosfera o sul terreno, ecco quell'equilibrio che si è venuto a squilibrare, ad alterare, a rompere. Sostanze, qui vedete un termine brutto, xenobiotici, è un termine che fa... xenobiotici significa sostanze che non resistono, che si formano dall'uomo, che le forma l'uomo in qualsiasi modo, che quindi non essendo naturali non sono biodegradabili, non sono processabili, cioè rimangono lì, e la loro degradabilità sarà solo nel lungo periodo, in un intervallo di tempo molto lungo. La diossina è una di questi, i policlorobifenili sono una di questi, i furani sono una di questi. Se poi andiamo a finire sui metalli pesanti, quelli rimarranno per sempre. Le micropolveri, comunque vengano prodotte, non sono altro che il veicolo di queste sostanze,
qui vedete le PM10, sono state nominate le PM10, ma io se vi hanno allarmato tra virgolette per le PM10, non so per quello che succede per le PM2,5 o per le PM0,1 o per le PM0,01, in quanto la problematica grossa delle polveri sottili, le PM10, se voi vedete questa diapositiva, in fin dei conti le PM10, anche se hanno un carico tossico sempre molto pericoloso, sempre pericoloso, però si fermano nelle alte vie aeree. Più sono piccole le polveri, più vanno in fondo, non solo negli alveoli, cioè nella parte terminale del polmone, ma riescono addirittura ad attraversare la parete alveolare. Questo è il giornale italiano di medicina toracica, non è che sono cose che vi racconto io così per rovinarvi la domenica. Penetrano, riescono ad attraversare la parete alveolare e quindi vanno in circolo, e andando in circolo, oltre a creare problemi direttamente nell'apparato respiratorio, nei polmoni, vanno a determinare lesioni in altre parti del corpo, dalle arterie quindi al cuore, quindi a produrre anche malattie cardiovascolari. Cerco di andare veloce. Prima però che succede? Quando, perché io ho parlato fino ad ora di persone adulte. C'è una nuova, un nuovo filone di studi che si chiama epigenetica, vado veloce per farvi capire soltanto questo. L'epigenetica sta studiando perché si verificano delle malattie in età molto precoce o addirittura nel feto, cioè durante la gestazione, in gravidanza, o nelle generazioni successive ad una generazione che è stata esposta. L'epigenetica sta studiando proprio questo, sull'avvolgimento del DNA, dove interverrebbero dove sicuramente intervengono queste sostanze xenobiotiche di cui vi ho parlato prima. Io vado veloce perché già Serafino scientificamente ci ha già dato molte input che ci fanno riflettere. Io non voglio allungare e appesantire questo comunque è la definizione dell'epigenetica, poi eventualmente è l'ultimo libro uscito proprio sull'epigenetica, che è dell'agosto 2011 di Nessa Carey. È un filone di ricerca molto molto importante, alla base del quale forse cominciamo a capire perché si sviluppano i tumori e perché l'Italia purtroppo ha questo triste record. Praticamente l'Italia ha la più alta incidenza di tumori nei bambini, e non voglio fare il terrorista, questa purtroppo è la realtà. L'Italia ha un aumento del 2%, c'è cioè un aumento del 2% di tumori nei bambini, vedete, è l'Istituto Superiore di Sanità, non è che lo dico io, mentre negli Stati Uniti d'America è dello 0,6% e nel resto d'Europa è dell'1,1%. E se andiamo a vedere l'età inferiore al di sotto di un anno in età, è del 3,2%. Ecco perché il discorso dell'epigenetica è fondamentale, perché vuol dire che c'è qualcosa che avviene quando ancora il bambino è nell'utero materno. E non solo i tumori, ma l'epigenetica sta studiando anche, si sta vedendo che per esempio l'obesità, il diabete, l'ipertensione e altre malattie cronico-degenerative sono legate sicuramente ai fattori ambientali. Quindi l'importanza di conoscere le micropolveri. Nessun filtro al mondo riesce a trattenere polveri che hanno un diametro inferiore ad un micron, cioè a un millesimo di millimetro. Se vi dicono che ci sono filtri speciali che eliminano tutto, non è vero. Prima ho sentito, mentre aspettavamo, qualcuno che ha centrato bene il problema dicendo che se le polveri non venissero misurate a superficie ma
a peso, ma a superficie, le cose cambierebbero. In effetti, io voglio fare questo esempio molto semplice. Se io prendo il cubo di Rubik che conosciamo tutti e che è alto, che ha 3 centimetri, sviluppa 3 centimetri nelle tre dimensioni, ho una superficie di 0,053 metri quadri. Se io lo riempio di tanti cubetti di un millimetro, questo cubo qui, ho una superficie di 13 metri quadrati. Se io metto dentro dei cubettini che sono un miliardesimo di metro e vado a misurare la superficie, arrivo ad una superficie di 1,3 km quadrati. Quindi più piccole sono le polveri, più carico hanno, cioè più sostanze attaccate ad esse ho. Quindi le micropolveri, quando ricadono, poi vanno a finire nel ciclo alimentare, e alla fine del ciclo alimentare, della catena alimentare, c'è l'uomo. Questo è ormai questo è un esempio, no, di una situazione che si è verificata a gennaio del 2011 in una fattoria dove allevavano i loro animali da cortile con il loro becchime, per cui erano tranquilli, dice, mangiamo la roba che produciamo noi, hanno trovato diossina nei loro alimenti, perché erano vicino ad insediamenti industriali. Questo è un altro studio scientifico per farvi solo vedere che non sono chiacchiere da bar, insomma, questo è quello che viene detto, come vi diceva prima anche Serafino, sono basati su dati scientifici. Questo è il quarto rapporto di medicina ecologica britannica che ho qui. Negli anni 90 andavano a cercare tumori perché dicevano, no, i micropolveri determinano l'insorgenza dei tumori, chiaramente, ma ci vogliono diversi anni. Invece hanno trovato che c'era immediatamente un aumento delle malattie cardiovascolari, confermato, vedete, anche questo era uno studio per la prevenzione del cancro, e nell'immediato hanno trovato invece che aumentando la quantità delle micropolveri, qui vedete le PM2,5, era aumentato l'incidenza delle morti per l'incidenza delle malattie delle cardiopatie ischemiche del 18% e inspiegabilmente del 22% nei non fumatori. Addirittura il Time, che è un po' come il panorama espresso nostro, già nel 2004 diceva che molte malattie, infiammazioni, attacchi di cuore, cancro, Alzheimer, sono legate alle micropolveri. Lo stesso il Lancet, una delle riviste più scientificamente più accreditate, parlava di pandemia silenziosa nel novembre del 2006 a proposito dello sviluppo neurologico del bambino legato all'inquinamento da micropolveri e quindi da sostanze neurotossiche, e quindi la loro incidenza, la presenza di autismo, l'incremento dell'autismo, del disturbo del deficit dell'attenzione, del ritardo mentale legato alle sostanze che vengono assunte durante la gravidanza. Questo è l'ultimo lavoro dell'IOM, dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dove è stato fatto proprio un progetto Ambiente e Tumori. Questa è Dominique Belpomme che ha curato la prefazione. Dominique Belpomme è il presidente dell'Associazione per la ricerca del cancro francese, non è un stupidello qualsiasi. Ecco quello che dice: possa questa pubblicazione, perché siccome a noi medici ci contestano il fatto che del rapporto tra ambiente e salute ci dicono che siamo degli ecoterroristi e quant'altro, per non dire altro, appunto questo Belpomme, il professor Belpomme, dice: spero che questa pubblicazione, che è questa qui, convinca
gli oncologi e i ricercatori che lo schema corrente del legame tra stile di vita ed origine del cancro sono una verità parziale e che in aggiunta al ruolo carcinogeno del tabacco per quanto riguarda il fumo, gli xenobiotici, cioè quelle sostanze che derivano dall'inquinamento contenuto nelle emissioni in ambiente, sono la maggior causa della crescita che stiamo osservando attualmente riguardo all'incidenza del cancro in Europa e in altre parti del mondo. E queste sono altre conclusioni quella era la prefazione, queste sono le conclusioni dove appunto rafforza quanto detto da Belpom. Vado velocemente perché capisco che ve la sto facendo un pochino lunga, se volete poi sono sempre a disposizione. Concludo, sono alle ultime slide, questa qui è la Deborah Davis, questo è il suo libro, leggetelo perché lo potete leggere, lo può leggere chiunque, è scritto molto bene, si legge molto facilmente, vedete è stata premiata con il primo nome della pace insieme con Al Gore. Lei nell'ultima di copertina, nella quarta di copertina, dice: la lotta contro il cancro ha combattuto molte battaglie sbagliate, con le armi sbagliate, sotto comandanti sbagliati, indicando proprio come sia stato sottovalutato il problema dell'ambiente per quanto riguarda l'insorgenza del cancro. Questa è una diapositiva che riguarda le Marche, per la mortalità per tutte le malattie. E allora ecco, queste sono veramente le ultime diapositive. C'è un errore, rivolgo questa preghiera agli amministratori. Prima di prendere decisioni, adottate sempre il principio di precauzione, quello che ci diceva prima anche il geologo Serafino, no? Delle faglie, no? Che sembra che stanno lì buone buone, invece se le andiamo a stuzzicare chissà quello che succede. E quindi dimostrazione da parte di chi ci amministra ad essere disponibili ad ascoltare, perché quello che dice Joachim Lorenz, assessore all'ambiente e salute di Monaco e di Baviera, che non è una piccola città, il mio rapporto con i cittadini e con le associazioni è sempre un rapporto molto forte, perché le associazioni, oltre a sollevare il problema, spesso e volentieri danno anche la risposta, la soluzione di quel problema, perché lo hanno studiato più a fondo magari di chi deve affrontarlo. Oppure, e qui la diapositiva, questa è forte, dico a quelli che si assumono certe responsabilità: sottoscrivete un documento di questo genere. Mi assumo, io sottoscritto, amministratore delegato, presidente, quello che vuoi, nella convinzione che l'impianto che sto facendo è assolutamente innocuo, mi assumo la responsabilità civile e penale di quello che sto facendo. Voglio vedere quello che succede. Grazie dell'attenzione.